L'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, presenta la settimana in Istat, a cura di Davide Colombo, capo ufficio stampa Istat. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con la settimana Istat. A novembre, per il secondo mese consecutivo, l'indice della produzione industriale ha registrato un'ulteriore flessione di 1,5 punti rispetto al mese di ottobre, un calo ben più consistente, appunto, del mese di ottobre, quando fu di 2 decimali appena, ed è un calo diffuso a tutti i principali raggruppamenti delle industrie. Risulta in flessione congiunturale di 8 decimali, anche la media dei 3 mesi. E anche in termini tendenziali, al netto cioè degli effetti di calendario, si osserva un calo dell'indice generale che su base annua le variazioni positive sono state segnalate solo per il settore dell'energia, dei beni strumentali, mentre le flessioni maggiori sono per i beni di consumo e i beni intermedi. Questa settimana è stata pubblicata anche la nota mensile, che segnala tra l'altro come nel terzo trimestre gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie abbiano segnato a loro volta un calo, un ulteriore calo congiunturale di 1,1%, simile a quello registrato nei 3 mesi precedenti, quando fu di 1,3%. Il tasso di investimento è diminuito per la quarta volta consecutiva di 4 decimali di punto, attestandosi a questo punto al 22,2% a seguito di un aumento del valore aggiunto di 0,7 punti. Nello stesso trimestre la quota dei profitti delle società ha mostrato la terza consecutiva flessione, anche se minore nella sua intensità di quella registrata nei trimestri precedenti. Nonostante il miglioramento a dicembre degli indici di fiducia di imprese e consumatori, le condizioni del mercato del lavoro restano solide. A novembre l'occupazione ha continuato a crescere con un numero di occupati che ha raggiunto complessivamente il livello di 23 milioni e 743 mila unità. L'aumento ha coinvolto le sole donne, più 0,2%, e gli individui di età superiore ai 35 anni. Per posizione professionale, l'occupazione è salita ancora tra i dipendenti, sia permanenti sia a termine. Nel confronto tendenziale, gli occupati sono 520 mila in più 2,2% rispetto appunto allo stesso mese dell'anno precedente, a novembre dell'anno precedente. Il tasso di occupazione è risultato invece invariato al 61,8% rispetto a ottobre e in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al novembre, appunto, del 2022. La disoccupazione a sua volta è diminuita in termini congiunturali di 3,3 punti per effetto di un calo che coinvolge sia gli uomini sia le donne, ed è stato diffuso in tutte le classi di età, fatta eccezione per i 25-34 anni. In termini tendenziali, il numero di disoccupati è diminuito di 71 mila unità, pari al 3,6%, mentre nel confronto mensile il tasso di disoccupazione totale resta decisamente superiore a quello medio dell'area euro, più 1,1%. A novembre, coerentemente con la buona tenuta dell'occupazione, si è registrato un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e in volume, rispettivamente di 4 e 2 decimali, determinato soprattutto dall'andamento dei beni non alimentari. Si diceva all'inizio della nota sull'economia, il prossimo comunicato sarà diffuso il 12 marzo e avrà tante novità, sarà rinnovato nella sua veste grafica, nei contenuti, diventerà a cadenza bimestrale e sarà arricchito da approfondimenti e analisi economiche. Arrivederci, grazie a tutti.